cari amici e care amiche di Valdo TV, ben ritrovati. Sulla cresta dell'onda estiva, il nostro tour per le sagre feste di paese non si ferma mai. Oggi vi porto a casa mia, a Pezza di Cesio Maggiore, in occasione della grande sagra di San Rocco. A cavallo tra il primo e il secondo weekend di agosto, questa 47esima edizione si sviluppa tra tradizione e novità. Andiamo quindi a chiedere proprio loro, quelli che stanno nel backstage, quelli che stanno dietro alle quinte di questa manifestazione, di parlarci della grande sagra di San Rocco e quali sono i buoni motivi per i quali venire qui a festeggiare a Pezza di Cesio Maggiore. 1. La cucina. Oltre ai classici sempreverdi, piatti e dolci casalinghi, ogni giorno è dedicato ad una specialità culinaria particolare. Qual è il vostro grande cavallo di battaglia qui alla Sagra di San Rocco in Pezza? E quali sono le specialità che avete preparato quest'anno per la 47esima edizione? Il nostro cavallo di battaglia di sicuro è lo spiedo. Lo schiz e dopo quest'anno abbiamo riproposto dopo tanti anni il baccalà, l'insalata di mare, i nostri gnocchi di patate fatti a mano, gli spicy fatti a mano, abbiamo proposto come novità la panna cotta, lo strudel, la crostata, la peperonata, l'abbiamo fatta in ricordo di una signora che tantissimi anni fa ci ha insegnato a farla. I fagioli all'uccelletto e dopo abbiamo fatto gli spiedini. Siete in tante a lavorare qui nella cucina? Abbastanza, se ci fosse qualcuno in più sarebbe meglio, ma siamo abbastanza, un po' diversificati ma di tutte le età. 2. Musica dal vivo e tanto divertimento con eventi collaterali. Ne parliamo con Marco Dalmassi, il referente della Sagra di San Rocco. Quali sono gli eventi introdotti e le grandi novità della manifestazione 2018? Allora, quest'anno abbiamo organizzato una camminata aperta a tutte le famiglie. È una novità rispetto agli anni scorsi, perché non è mai stata, da tanti anni che non è mai fatta, e c'è stata un'ottima risposta del pubblico. E è stato anche apprezzato il percorso che è stato fatto nelle parti del paese, e abbiamo fatto scoprire un po' delle bellezze del nostro paese di Pezza. Dopodiché abbiamo una serata di San Rocco il 16 di agosto, e abbiamo deciso di fare una serata particolare. Non è una serata di sagra, è una serata, un monologo che viene fatto da Sbardella sulla vita di Girolamo Segato, probabilmente un personaggio storico bellunese non molto conosciuto, quindi nella cornice di una villa settecentesca del nostro paese abbiamo deciso di proporre questo monologo. Per i giovani cosa avete pensato quest'anno? Allora, già da un paio d'anni abbiamo pensato di cambiare, di dare un taglio diverso alla sagra. Nel passato è sempre stata il liscio il punto forte, però diciamo che nel liscio c'è la competizione di varie sagre, quindi abbiamo cercato di fare delle serate più per i giovani, quindi con la serata di musica anni 80, 90, la musica latina che abbiamo visto che ha un ottimo riscontro, e quindi gruppi che vanno incontro ai gusti dei giovani, ecco. Motivo numero 3, il volontariato, con uno staff tutto nuovo, molto giovane e mosso dalla passione per il proprio paese. È una manifestazione questa che coinvolge molti volontari, da qualche anno tanti ragazzi, c'è una trentina di ragazzi tra i 15 e i 22 anni che partecipano, e un buon staff di persone adulte, cuoche, uomini che si interessano degli aspetti strutturali della sagra. E la sagra ha sempre avuto, è nata all'inizio degli anni 70 con finalità di beneficenza, cioè di raccogliere dei fondi per
le strutture parrocchiali e per le attività parrocchiali. In questi ultimi anni quello che si è raccolto è stato destinato per interventi alla Chiesa, che è bisognosa di lavori nelle strutture edilizie. Ad esempio, 2 anni fa si è ristrutturata la facciata della chiesa, si interverrà quest'anno a ristrutturare una parte dell'interno della chiesa con quello che verrà raccolto quest'anno. Quello che è stato raccolto lo scorso anno 2017 è stato usato per l'ammodernamento di parte delle strutture della sagra. Perché è importante che all'interno di un piccolo paese come Pezza di Cesio Maggiore ci sia una rete così forte e viva di volontariato? Beh, questo momento è importante. Io l'ho sempre detto alla fine della sagra in questi anni che per me il risultato più grande, al di là del numero di partecipanti, al di là delle opere che si possono realizzare con i proventi, per me il risultato più importante è vedere tanta gente che si mette insieme, che lavora. Uno, due, tre! Inoltre, io e il signor Guido, qui presente, vogliamo ricordarvi che da quest'anno c'è un'ulteriore novità. Il proprio turno lo si aspetta da seduti. Quindi adesso i buoni motivi, Guido, li abbiamo dati tutti per venire qua alla grande sagra di San Rocco in Pezza. Io aspetto i vostri commenti sotto al video, ci vediamo al prossimo servizio, un bacio da Pezza. Saluta Guido! Ciao!